al talk su Attivismo. in cui delle slide, perché l'impegno di fare il camp è stato una cosa speciale, ma in questo talk vogliamo condividere l'esperienza che è stata fatta da quello che è un ambito della, diciamo, della hacker community, in questo caso parte il nostro progetto che seguiamo Global X, software di whistleblowing usato per il contrasto alla corruzione, tutela dei diritti umani, giornalismo d'inchiesta, e quelle che sono le realtà di attivismo sociale organizzate e strutturate che in questo caso seguono il mondo della trasparenza e del contrasto all'anticorruzione. Quindi siamo qui insieme a Davide Del Monte. Mi autopresento, sono il direttore di un'associazione no profit che si chiama Transparency International, che si occupa di un tema molto noioso ma anche molto interessante, che è l'anticorruzione e la trasparenza sia della nostra pubblica amministrazione che del mondo privato. Perché sono qui? Sono qui perché anni fa ho conosciuto Fabio e gli ho parlato di un problema molto sentito che la mia organizzazione, ma tantissime organizzazioni che si battono per i diritti civili, per le libertà o per semplicemente la promozione di cause nell'interesse della collettività affrontano, ovvero l'assoluta mancanza di competenze tecniche, nel nostro caso di competenze informatiche. Io posso avere nel mio campo diverse idee di progetti, idee da sviluppare, ma come potete immaginare, le risorse sono quelle che sono. Le competenze sono meno delle risorse. Allo stesso tempo Fabio invece aveva grandi competenze, e Fabio e i suoi colleghi ovviamente, grandi competenze e tanta voglia di fare qualcosa nella direzione in cui stavo lavorando io, e ci siamo detti, boh, cominciamo a sperimentare, a collaborare insieme, no? E lui prima ha citato la parola whistleblowing, adesso immagino che magari in pochi sappiano cos'è. Uso una definizione molto larga. E per whistleblowing intendiamo la tutela delle fonti, ovvero nel mio caso, come associazione anticorruzione, raccogliamo le segnalazioni di cittadini che segnalano casi di cui vengono a conoscenza. Ci sono casi piccoli, spiccioli, che non hanno bisogno di tutele particolari, ma potete immaginarvi che magari anche da determinate regioni d'Italia, situazioni particolarmente critiche, ci arrivano segnalazioni di persone che sono pronte a dirci che cosa non funziona, ma vogliono essere garantite al massimo sul loro anonimato, la loro tutela personale e quant'altro. Questo nello specifico è il problema che mi trovavo ad affrontare, ovvero come faccio io tecnologicamente a poter salvaguardare queste persone che magari ti segnalano un caso di infiltrazione camorristica a Reggio Calabria, non avendo le competenze. Allo stesso tempo, appunto, Fabio e i suoi colleghi e amici stavano sviluppando questo software, Global X. Abbiamo detto, beh, è perfetto. È un software che ci permette di dialogare in maniera totalmente anonima con delle persone sconosciute in qualsiasi parte del mondo, nel nostro caso d'Italia. Proviamo a svilupparne una versione che possa essere funzionale alla nostra attività. E la cosa, sorprendentemente, ha funzionato. Quello, un elemento molto importante per parlarvi di risultati, diciamo di progetti che sono progetti fatti da Transparency, che nascono, originano e vengono sviluppati da Transparency per il contrasto alla corruzione in Italia, che è un cazzo di problema, cioè oggettivamente. Ci sono vari progetti, alcuni sono meritevoli di essere menzionati, tipo Allerta Anticorruzione, è un'iniziativa volta pro bono da Transparency, con anche del personale dedicato, poi garanti europei per finanziare queste cose, tutto il casino del funding, che offre supporto pro bono a tutti i whistleblower che vogliono segnalare corruzione ma non vogliono esporsi. E parliamo di tipo 400 segnalazioni all'anno gestite, 400 segnalazioni assistendo i Numeri whistleblower. alti, sì. E tanti altri progetti fatti anche nell'ambito di pubbliche amministrazioni, quindi aiutare, c'è un progetto nella sanità, curiamo la corruzione, pensato per dare a tutte le ASL che gestiscono miliardi di euro di soldi per il servizio nazionale, normalmente in alcuni posti funziona pure particolarmente male, e per aiutarli a gestire le segnalazioni anticorruzione, in cui il responsabile anticorruzione, che è la figura di ogni ente pubblico che dall'ultima legge anticorruzione deve esserci, riceve le segnalazioni insieme a Transparency che gli dà una mano a gestirle. E quindi c'è questo ruolo attivo. Ora,
fatto noi come progetto Global Leaks, e questa è una cosa penso di esperienza importante da condividere per poi arrivare a quello che è il punto, ma partendo da un'esperienza penso tra le poche particolari e uniche di intersezione tra il mondo dell'attivismo trasparenza e il mondo degli hacker. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Noi volevi dire che è molto importante appunto riuscire a far confluire. Noi siamo partiti con l'hype post WikiLeaks, dopo che è stato pubblicato Collateral Murder, con l'idea di fare di consentire a chiunque di avviare iniziative di tipo WikiLeaks a livello locale, pensando ma Pavia Leaks, se uno lo vuole fare, cioè se c'è un leak che riguarda una roba brutta che succede a Pavia, lo manda a WikiLeaks, che succede? Lo butta, che ci fa con un leak Pavia? Quindi servono realtà di attivismo locale che possano usare il whistleblowing e fare Pavia Leaks come esempio. Siamo partiti con questa idea molto attivistica. Poi quando ci siamo incontrati, dato che loro hanno a che fare come Transparency anche con l'ambito istituzionale, perché parte dell'attivismo è far cambiare le leggi, quello che viene chiamato policy activism, quello che viene fatto nel panel che c'è stato ora sui diritti digitali, che riguarda i temi della censura online. E noi abbiamo imparato cosa significa anticorruzione applicata al whistleblowing, e la roadmap del software Global Leaks è cambiata, nel senso che il software è al servizio dei suoi utenti, e non è che i suoi utenti sono al servizio del software, e quindi il software ha proprio avuto una deviazione in parte nel cercare di soddisfare le esigenze che nascono e che vengono scovate nell'ambito delle diverse iniziative anticorruzione che andiamo a fare. Quello che, di cui ci siamo un po' resi conto è, anche con una piccola analisi veloce, questa è una cosa, se posso fare un breve elemento, noi da tecnologhi hacker italiani abbiamo guardato un po' attorno chi è che ha fatto software che sono transparency enabling, che sono anti-corruption enabling, cioè che servono e sono utili per ridurre i fenomeni corruttivi all'interno della PA avendo maggiore trasparenza. Sono progetti fighi con pezzi di software open source per fare richieste di FOIA. Non so se sapete, il Freedom of Information Act è il diritto che ogni cittadino ha, anche se anche in Italia, di poter richiedere alla pubblica amministrazione un po' quello che ti pare. Voglio il documento che riguarda questa cosa, voglio l'elenco di tutti quanti i mezzi rimossi della provincia di Roma in mese di maggio 2018, FOIA che ho fatto 2 settimane fa. E per automatizzare magari i processi del genere o renderli più accessibili, che di solito sono burocratici, ci vuole la PEC, la firma digitale, lega il documento, roba che il cittadino non fa perché l'ha pensata un burocrate, ci sono dei software che sono stati fatti da ambiti acari, tipo Alavetelli, utilizzato per esempio in Italia l'Associazione Diritto di Sapere, che lavora anche in partnership con Transparency, si chiama Chiedi, chiedi.dirittodisapere.it, c'è dietro un software open source che si chiama Alavetelli, fatto da ambiti di acari che aiutano il mondo della trasparenza, che consente a un cittadino di fare una richiesta a un ente pubblico, vorrei avere visione di questi dati, e tracciare tutto l'iter pubblico, andi rivieni di email, in modo pubblico. Quindi favorire ulteriormente la trasparenza del processo. Questo è un esempio, diciamo, tra i non tantissimi che ci sono, di collaborazione tra il mondo hacker e il mondo dell'attivismo. Non tantissimi, però penso che il senso di essere qui oggi, senso per me, è proprio quello anche di cercare di invogliare, no? Anche attraverso il racconto di queste esperienze, chi abbia le competenze e ha poi anche parallelamente una visione su determinate problematiche che lo interessano a livello appunto collettivo, di poter collaborare con realtà come la mia anche su ambiti diversi. Penso a tutto il tema, non lo so, dei diritti civili, o anche della trasparenza in maniera magari diversa da quello che facciamo noi. Adesso con Fabio appunto abbiamo parlato, magari noi come associazione, come Transparency, ci occupiamo di più della gestione, della protezione della persona, no? Del testimone, del whistleblower che segnala il caso, ma ci sono mille ambiti. In realtà quello della trasparenza, che in Italia, come per citare il buon Fabio, è un cazzo di problema, in realtà lo è perché nei cittadini, nelle associazioni, tantomeno le istituzioni, hanno gli strumenti che servirebbero a rendere le informazioni già disponibili accessibili a tutti. Adesso, parlando prima con Fabio, mi è venuto in mente un esempio molto pratico che posso farvi, e
che secondo me è molto interessante dal punto di vista, no, dell'attivista per la trasparenza. Torniamo a quella segnalazione fatta a Crotone di aziende infiltrate dall''Ndrangheta. Okay? È molto difficile scoprire, purtroppo, quali aziende siano gestite dalla criminalità organizzata. È molto difficile nel senso che, per esempio, polizia antimafia, le procure ci arrivano, ma ci arrivano anni dopo, in ritardo, quando queste aziende ormai hanno infiltrato l'ente pubblico. Infiltrato l'ente pubblico vuol dire banalmente che magari hanno gestito per anni il sistema dei rifiuti di quel territorio, e anche quando tu scopri che quell'azienda è infiltrata, difficilmente riesci a togliergli il servizio, perché ormai loro hanno la gestione della discarica, dei trasporti, di tutto qua, di tutta la filiera, quindi diventa veramente complicato la gestione di queste problematiche. Questo per fare un esempio molto classico e anche molto realistico della situazione in Italia, quello dei rifiuti. E allora cosa ci è venuto in mente? Ci è venuto in mente che in Italia esiste un registro delle imprese, che Fabio conosce bene perché ci abbiamo lavorato. È un registro in cui tutte le aziende devono essere registrate, banalmente quello da cui chiunque può fare una visura, sostanzialmente. Qual è il problema? È che questo registro contiene una ogni singola azienda, che tipo chi sono i soci, i di quale soci, azienda, chi la... sono gli amministratori, i sindaci e tutto quanto. Ci sono altri database, ci sono per esempio i database, beh, insomma, quelli delle procure, quelli della DEA, l'antimafia, per esempio, no? Sui soggetti, sui soggetti intendo proprio persone fisiche con codici fiscali, indagati o comunque in odore di criminalità organizzata. Basterebbe, magari a voi sembra una cosa banale, ma non viene fatta, cioè, o forse a me sembra banale, non lo è, una delle due cose, incominciare a incrociare questi database. Incrociando questi database, banalmente tu sai immediatamente se l'azienda Pinco Pallino che partecipa all'appalto per gestire i rifiuti di Crotone, magari ha come quota maggioritaria al 60% il signor XXY, che fa parte della famiglia ndranghetista. Cioè, quindi tipo applicare competenza di data analysis al concetto specifico per investigativo, per riuscire ad avere dei pattern di infiltrazione di criminalità organizzata all'interno di appalti pubblici, è un modo di fare il bene comune, che è un'attività di attivismo civico, ma fatta applicando le proprie competenze informatiche, magari in accordo e in collaborazione con le associazioni e i gruppi di attivismo su queste tematiche che ci sono sul territorio. C'è un esempio interessante di data analytics, che un esempio interessante di data analytics può essere portato. Voi lo sapete che in Italia, per legge, di fatto dal 2015, ogni singolo acquisto fatto da una pubblica amministrazione viene pubblicato online sito dell'ente pubblico in un formato XML definito dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che contiene l'elenco di tutti gli appalti, gli importi, i partecipanti alle gare e chi l'ha vinta e se è stata consegnata o meno, sanno in quale area geografica. Sono una mole di dati infinita e l'ANAC mantiene un registro online, che è l'Autorità Nazionale Anticorruzione, tiene un registro di tutti i PAT dei file XML dei singoli enti, che uno si scarica al CSV e c'ha nome ente e file XML con l'anno con tutti gli appalti che ho fatto nel 2015. Ora, è iniziata un'attività di produzione di software open source, ci sono dei bei prototipi in giro, che si crawla questi dati, normalizza la base dati e, avendo normalizzato la base dati di tutti quanti gli appalti, acquisti e le consulenze fatte che ci sono stati in quell'anno di tutte le pubbliche amministrazioni italiane, a farci delle data analytics investigative sopra per tirare fuori anomalie. Poi l'anomalia magari deve essere verificata, perché si entra nel merito, la corruzione si nasconde bene, non è che la corruzione è proprio fatta da pirla, cioè i pirla li beccano subito, quelli proprio bravi ci vuole della data analytics. Questo è un esempio di tipi di attività che possono essere fatti per riuscire a ridurre l'effetto corruttivo e criminale, che poi fa parte della riduzione dei servizi pubblici, aumenta delle tasse, debito pubblico, sociale, e più ne ha più ne meno. Però su questo una cosa
È una notizia tra l'altro recente e penso importante per chi di voi poi deciderà di cimentarsi magari in questo ambito, è che ci sono una marea di soldi messi sopra questo tipo di attività. Se voi per esempio andate a vedervi nelle varie prefetture, quindi a livello provinciale della Calabria, della Sicilia, sono tre le regioni, no quattro le regioni obiettivo, Sicilia, Calabria, Campania e Puglia. Le singole prefetture mettono a disposizione queste risorse che si chiamano POR, Piani Operativi Regionali per la Legalità. E una delle richieste è proprio quella di proporre dei progetti tecnologici che vadano ad aiutare le forze dell'ordine nel contrasto delle mafie. Cioè, finalmente, sostanzialmente, anche il decisore pubblico si è reso conto che se noi tecnologicamente stiamo 20 anni indietro al capo clan, forse è difficile mettercisi, come dire, a confronto e cercare di vincere la battaglia, perché il dato di fatto, che purtroppo io vivo e vedo quotidianamente, è questo. Cioè noi, inteso come cittadinanza e istituzioni, siamo indietrissimo da un punto di vista, delle competenze, sia, guarda, informatiche che figurati di quelle banalmente di bilancio e contabilità, no? Cioè, Sì, se sì, tu sì. vai a vedere le strutture che vengono costruite per esportare capitali illegalmente, dici, vabbè, cazzo, questi qua hanno studiato sicuramente molto di più di quelli che lavorano Perché oggi alla Guardia di Finanza. chi fa corruzione poi ha un problema, che deve nascondere i soldi e quando ce ne ha un sacco deve farci qualche cosa e quindi li deve riciclare. Ok? Un'analogia con il mondo dell'hacking è quella di se devo bucare un sistema e voglio non farmi beccare, sarà utile che utilizzerò dei proxy e che quindi mi nasconderò tutto dietro il server bucato che esce da Tor per fare un certo scan e di là però uso un serverino usa e getta di un'università che mi sono bucato, il tutto con una bella VPN in mezzo over Tor e non mi beccano. Nel mondo del riciclaggio di denaro i flussi che non sono flussi di dati Internet, ma sono flussi di dati finanziari che tengono valore reale per comprare una palazzina e seguono questo tipo di sofisticazioni. Anche queste spesso vengono utilizzate per, cioè esistono possibilità di fare data analytics di alcuni di questi dati anche senza essere parte delle forze dell'ordine o chi per esso per riuscire a ricostruire queste strutture societarie e i legami delle strutture societarie. Ci sono pensate. Esiste un progetto, non mi ricordo ora il nome, un progetto mi pare inglese o statunitense, che si chiama Open Corporates. Open Corporates è un progetto fighissimo, ci lavorano un sacco di persone, che in tutti i paesi in cui c'è un registro pubblico delle imprese o un bollettino delle imprese, che a volte è tipo un PDF, tipo la Gazzetta Ufficiale, fanno degli scraper che vanno e scaricano i dati di chi sono i soci, gli amministratori, la data di incorporazione, di creazione della società o il cambio. Normalizzano questi dati e li rendono disponibili con un API. Lo fanno per più paesi. Perché? Perché un investigatore che vuole capire se quella struttura strana societaria che c'era dietro quella transazione finanziaria, che probabilmente c'è un cazzo di mafioso che ha dato la stecca a qualcuno, non è proprio una roba. Tu devi interpolare dati di registri imprese di più paesi e non ce li hai normalizzati. Quindi il lavoro di raccolta e normalizzazione è diventato un lavoro alla base per la creazione proprio di quella base di conoscenza libera in un formato dati strutturato che abilita gli attivisti a poter fare l'attività di investigazione. Negli attivisti, non in realtà come Transparency, ma ci sono anche tutto il mondo del giornalismo d'inchiesta, chiamiamolo no profit per dirlo all'italiana, cioè gruppi di giornalisti d'inchiesta che hanno un forte senso dal punto di vista sociale, di attivistico, di tutela dei diritti civili. E operano per fare, si dice, rende meglio l'inglese, uncovering malpractice, cioè si mettono a fare le vere e proprie investigazioni. E loro, di questi dati normalizzati da dei cazzo di nerd che si scrapano PDF del registro imprese del Lussemburgo, è pane, è vitale, cioè diventa addirittura abilitante la creazione di pezzi di conoscenza rappresentati in modo informatico per consentire poi a chi la conoscenza e la volontà di attivismo scavare una certa storia, una certa situazione, di poterlo fare, diversamente non lo potrebbe fare. Sì, c'è poco da aggiungere, anzi, nel senso, le idee per poter unire appunto
le competenze di chi magari fa attivismo per un determinato tema sociale, come per me può essere l'anticorruzione, quindi le competenze sulle norme, le procedure, come funzionano per esempio gli appalti, che è, come dire, difficile di capire come poter andare su Marte, leggere la normativa sugli appalti. Sì, perché scusate, pensate che quando si fa una investigazione per capire se dietro un appalto qualcosa sembra marcio, questa cosa potrebbe essere anche schematizzata con dei workflow e dei flowchart, con dei flussi logici, con del business process modeling, perché esiste un codice degli appalti che dice come devono funzionare gli appalti, esistono indicatori di anomalie, candidati potrebbero rilevare eventuali problemi. Ecco, su questa roba siamo tipo anni. Sì, poi c'è da dire che ci voglio vedere a costruire quegli indicatori, perché ogni indicatore contraddice quello prima, ma vabbè, questo è un problema, come dire, della normativa. Però appunto quello che volevo dire, gli ambiti sono tantissimi, voi siete tantissimi, siete bravi sicuramente, quindi l'appello era anche quello di cercare di costruire alleanze con soggetti magari diversi, ma che fanno qualcosa di interessante, perché dal mio punto di vista questo tipo di attivismo è il futuro di quello che si può fare per chi vuole fare qualcosa, perché non vedo grandi e significative altre strade, se non quelle di unire le competenze diverse e riuscire a portarsi a casa dei piccoli risultati. E di fatto, qui voglio mettere un elemento rispetto a quella che è l'ambito ACARO, è sempre il grande dibattito nella comunità tra l'hacking è politica, l'hacking non è politica, che è un grande tema divisivo e filosofico. Storicamente io sono stato per l'hacking, diciamo, appunto, anche se certe cose che faccio di solito possono avere un connotato politico, non partitico, qualcosa, ma invece la figata è che quando uno dice questa situazione è una merda, si lamenta, magari si trova amico, compagna, famiglia, sorella che lamenta, e però non fai un cazzo. Questa roba è una merda, fai riferimento a aspetti tech, ministeri, enti locali, cose che non funzionano. Quando le cose non funzionano, spesso e volentieri, dietro la mala gestione c'è anche della corruzione, c'è dell'inefficienza, c'è la mancata misurazione e identificazione di problemi di questo. Quello che noi possiamo fare come hacker community è tirare fuori idee, entrare anche in contatto con la volontà di collaborare con i gruppi che già fanno queste cose, con realtà appunto come Transparency, come noi come Centro Hermes che facciamo Global Leaks, per tirare fuori idee e progetti in cui lo sforzo ACARO, diciamo, di magari manipolazione dati, crawling e presentazione di alcuni dati su un sito web, uno dice vabbè, ma è una cagata, lo faccio in un weekend. Quella cagata lo faccio nel weekend può essere fantascienza anche dal punto di vista della concettualizzazione informatica per chi la competenza informatica non ce l'ha, ma ha la competenza concettuale. Quindi su questo ci sono veramente tante cose che si possono fare e si devono fare. Io avevo proposto un po' a Davide, forse una volta, di fare un forum per hacker e nerd sul sito di Transparency, per dire facciamo una call for hacker, nerd, developer, sysadmin, per creare questo connubio. Questi connubi esistono anche in altri ambiti diversi, non so se conoscete, voglio fare un'analogia che non c'entra con questo, ma crea il ponte. Ingegneri senza frontiere. Ingegneri senza frontiere è un'associazione che si è fatta, diciamo, che di fatto ricalca Medici senza frontiere, e loro sono un gruppo di ingegneri, anche di tipo informatico, ma di esperti che vanno a supportare dal fare il pozzo in Africa in un modo particolare o risolvere un problema di gestione energetico, finanziario, di comunicazioni di un certo villaggio rurale da una parte, che è un esempio di connubio fra il mondo di cazzo di nerd ingegneri, che ci potevano mettere hacker o ingegneri, è la stessa roba, e un mondo che si occupa invece del supporto umanitario in paesi sviluppati. Questo è un esempio tale e quale. Dobbiamo riuscire a sviluppare questo e a fare sì che la hacker community contribuisca di più su questi temi. Ci sono domande, commenti, idee? Vai.
Tu dici come se facessimo una sorta di brainstorming, che lo potremmo dire, se vogliamo usare un termine di marketing, per fare need finding e brain dumping di idee, di cose che sarebbe bello che ci fosse una roba che fa questa cosa. Sarebbe bello che ci fosse una roba che fa questa cosa, stilare, raccogliendo il feedback dai diversi attori dell'ambito della trasparenza. E dopodiché questa lista può essere un bucket, un contenitore di idee che... Ah, vai. Sei appena diventato un progettista volontario, benvenuto. No, no, beh, l'idea è, cioè, è logica, nel senso. Perché così fai la tech specs entrando nel dettaglio. Lui è un Posso. softwareista project manager. No, per rispondere, no, magari spesso io intendo, diciamo, l'organizzazione non specializzata sui temi informatici, magari ha l'idea, quindi io ti potrei dire, per esempio, seguendo il tuo discorso, sì, potrei fare una lista di progetti, quindi più concettuali. Faccio un esempio pratico. Vorrei utilizzare il registro delle imprese di cui ti dicevo prima per vedere quante imprese tra tutte quelle della Calabria sono registrate in provincia di Reggio Calabria o hanno sede legale nella Locride. Adesso lo butta, sto andando. Però non ti so dare delle specifiche tecniche, cioè per farlo avrei bisogno. Ti posso dire qual è, diciamo, l'obiettivo finale? Qual è lo strumento utilizzabile? No? In questo caso c'è il registro delle imprese che ha questo tipo di dati. Tipo, il registro delle imprese ha delle API e Io Parents, non tra so neanche cosa l'altro, le sono. API sono un metodo di comunicazione macchina-macchina invece che uomo-macchina, che permettono di fare un'intervista da software. Database registra imprese ha un costo, tuttavia un Camere Lombardia, se non ricordo male, ha dato un grant a Transparency con Per qualche migliaio di accedere euro di gratuitamente. controvalore per avere accesso alle data dell'interfaccia avanzata, e se gliele chiediamo, penso anche le API, a cui ci si può appiccicare un pezzo di software che gli fa un supporto nel fare questo tipo di analitiche. Quando magari uno fa un supporto per fare 50 analitiche di questo tipo, cioè c'hai un software di anticorruzione e anticriminalità organizzata, perché ci sono 50 bit di conoscenza del fenomeno, degli attivisti addentro al tema, che fanno delle query assolutamente precise che io non ce la vedo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione o SOGEI che si mettono a fare un approccio così pratico ma iterativo, no? Devono fare il mega progettone, con le mega specifiche, con il mega caso, con il progetto pluriennale che non ha l'agilità necessaria affinché funzioni con prototipazioni rapide back and forward. No, comunque l'idea è, lo si può mettere su una sorta di, non lo so, di lista, di mercato dei progetti, no? Dove poi ci si trova. Ah, certo, si è già affermato come progetto manager di questo. Siamo sereni. Benissimo, ci sono altri volontari in sala che vogliono fare un intervento? Diretto offerta appena usciamo. Abbraccio. Avete altri dubbi, domande, curiosità? Allora, vabbè, se non li avete io Prego. vi invito. Ah, no. Allora, il nostro rapporto, diciamo, è buono nel momento in cui però,
si ferma, cioè noi arriviamo laddove a segnalare e non abbiamo accesso ovviamente alle informazioni, che, ma è anche corretto perché sono informazioni sensibili. Abbiamo un miglior rapporto con l'Autorità Nazionale Anticorruzione rispetto che alle procure, perché le procure poi, vabbè, lì il rapporto è anche umano, nel senso puoi trovare per esempio con Gratteri adesso a Catanzaro, se gli diamo un'informazione lui è felice, è contento, apre il fascicolo, ci contatta, altri invece dicono no, che rompi, pare sì che mi mandano un'altra informazione, quindi mi fanno lavorare di più, perché la cosa è così. Ma rispetto all'utilizzo di quelle informazioni, alla possibile profilazione, allora, quello è un tipo di lavoro che evidentemente, se lo si vuole fare, deve essere fatto nella cornice del rispetto esatto di tutte le normative e istituzioni, va fatto per esempio con la DIA, non a favore della DIA senza che loro lo sappiano. Però proprio ritorno a segnalarvi che sono state proprio messe a disposizione queste risorse economiche, ma sono veramente tra l'altro tanti tanti soldi europei. Perché, guarda caso, si sono resi conto che uno dei maggiori problemi delle quattro regioni che vi ho detto prima è la criminalità organizzata, per sviluppare progetti da presentare proprio al law enforcement, quindi direzione investigativa antimafia, procure, eccetera, eccetera, per sviluppare strumenti di questo tipo. Quindi in quel caso ne potrebbe essere, tu come informatico, hai un'idea di come potrebbe funzionare una miglior profilazione dei soggetti utilizzando dei dati che immagini la DIA possa avere? Ti fai una proposta, tra l'altro una proposta su cui ci si può mettere anche un grant, quindi delle risorse economiche per svilupparla, non stiamo parlando di volontariato, e la cosa può funzionare. Esatto, il project manager è pagato e siamo tutti più felici. No, comunque per esempio poi attraverso Fabio magari vi faccio circolare questi che si chiamano PON, no, anzi POR, sono piani operativi regionali per la legalità. Non è facile accedervi ovviamente e c'è tutto il giro di avvoltoi sopra, perché stiamo parlando per ogni provincia, sono circa 600.000 euro per un anno per progetti di questo tipo, quindi le province sono tante. Qui scatterebbe naturalmente per una quota parte dell'hackers community il problema del dilemma etico, perché ho a che fare con, questo è un ambito, questo è un esempio, in cui vado ad avere a che fare o sviluppare cose con le autorità, tra virgolette. Allora, io penso... Il dilemma anche nostro, certo, non solo... È chiaro, cioè, è chiaro, perché comunque tutti quanti gli ambiti di attivismo sui diritti civili è ragionevole. Io penso che in esempi di questo tipo, in cui magari si possono fare dei progetti, magari produrre anche della tecnologia open source, perché dal punto di vista progettuale le cose non è che devono essere fatte a sviluppo privato, perché sennò mi sgamano che faccio questo, nel momento in cui fossero fatte idealmente insieme a un soggetto, in questo caso io penso proprio a Transparency, che ha una reputazione nazionale e internazionale di ferrea etica e integrità, quindi uno collabora con insieme per abilitare azioni di contrasto al crimine organizzato, beh, questo secondo me risolve una discreta quantità di, diciamo, di problematiche etiche sullo Dio sto aiutando la polizia, poi potrebbe ritorcersi contro di me. La sto facendo no, estremamente semplificata, lo capisco, no? Però è una valutazione che va fatta anche tema per tema e autorità per autorità. Esatto. Nel senso, tu in questo caso stai aiutando tanto la direzione investigativa antimafia per risolvere un problema specifico su un territorio, non stai aiutando la polizia in generale a creare un software che ti permette di identificare i volti, cioè... Certo. Perché anche per noi, no, a volte è complicato dire ma io con quell'autorità ci collaboro o no, perché poi l'autorità, diciamo, le istituzioni sono le istituzioni, poi ci sono i rappresentanti delle istituzioni che passano. Quindi oggi tu puoi avere per esempio un ottimo rapporto con il procuratore, no, della DIA, che è una persona amabile, ma chi ci sarà domani? Magari c'è quello che invece è, che ne so, super manettaro e vuole allargare i suoi poteri, e quindi utilizzare ciò che tu gli hai dato per defini anche che non sono più, come dire, corrispondenti alla tua voglia iniziale.
È un dilemma che secondo me va risolto, come dire, progetto per progetto, cioè non, almeno per come l'ho interpretata io nella mia professione, non puoi prendere, cioè non posso prendere una decisione a prioristica. Allora, io non sono dell'una. Sì? Finiva 20 minuti fa, tipo. 20 minuti fa. Se non ci sono altre domande o considerazioni, direi che può essere il momento di andare a mangiarci qualcosa, a farci una birretta e con il project manager volontario, facciamogli un applauso, definire la lista. Sicuramente sui canali di HC, sull'account Twitter, la chat Telegram, Slack, vuole forse di Sì, no, Transparency, certo, soprattutto, cioè, soprattutto il sito di ma Transparency, soprattutto gli daremo comunque. massima visione. Io direi che se esce una serie di belle idee, magari mettiamo pure una mailing list, una sezione di un forum internet.